Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa mattina all'Aurum c'è stato a Pescara un convegno organizzato dal Movimento Abruzzo in Azione proprio per parlare del piano. Fra i relatori l'economista Carlo Cottarelli e l'ex segretario generale della CISL Raffaele Bonanni. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. È stato il coordinatore regionale di Abruzzo in Azione, l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, questa mattina all'Aurum di Pescara ad animare il confronto aperto tra la visione di un economista come Carlo Cottarelli e di un esperto di dinamiche professionali come l'ex segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, sulle prospettive di competitività del paese e di sviluppo delle persone, partendo dall'analisi dei dati forniti da indicatori più specifici come l'indice di sviluppo umano ed il benessere equo e sostenibile, ed in vista della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un'occasione per fare con i finanziamenti europei le riforme e soprattutto gli investimenti che non abbiamo fatto in passato. Quindi questo vuol dire avere migliori infrastrutture dal punto di vista fisico, però avere migliori infrastrutture legali appunto facendo le riforme. Poi ogni regione beneficia di questa cosa perché un paese in cui si cresce di più tutte le regioni stanno meglio ovviamente. Il problema di fondo è, a parte le cose ovvie, che il costo del lavoro in tanti paesi è molto più basso del nostro, però questo è vero anche per la Germania, eppure le imprese tedesche la Germania cresce, le imprese tedesche non delocalizzano. Il problema fondamentale è che investire in Italia, fare attività di impresa in Italia è difficile, perché c'è troppa burocrazia, ci sono troppe norme inutili, la giustizia è molto lenta, le imprese vogliono avere certezza nel diritto e per questo non vengono a investire in Italia, investono meno che in altri paesi. Quindi bisogna fare queste riforme appunto per rendere l'Italia un paese dove si investe meglio. Prospettive sono davvero importantissime perché abbiamo a disposizione delle risorse mai avute in Italia, dall'Unità d'Italia in poi, neanche il Piano Marshall. Il Piano Marshall non è anche una versione pallida di ciò che si può investire. 200 miliardi sono 200 miliardi, smuovono le montagne, capitali di questo tipo, però bisogna saperlo utilizzare e bisogna saper attrezzarsi. A me non piace questa non discussione su questi temi, non impegno, perché non c'è alcun impegno nella discussione di come ci organizzeremo in Italia, ma anche in Abruzzo per esempio. Non vedo dibattito, non vedo discussione su cosa sarà e deve essere l'Abruzzo a fronte di capitali che si impegneranno di questi tipi. Siamo ancora in piena pandemia, da 18 mesi diversi parametri sono saltati, c'è una spinta maggiore sull'innovazione, quindi una crescita che non è, si è squilibrata rispetto al passato. Noi abbiamo voluto fare oggi questo evento importante con due persone appunto per fare una foto che ci possa in un certo senso indicare quale strategia per il futuro. Noi vorremmo fare un piano industriale della regione, un piano di resilienza, di sviluppo e di crescita, perché non ci stiamo a una regione che non sia una best in class. Adesso il bollettino Covid: sono 123 di età compresa fra gli 1 e i 90 anni i nuovi casi positivi al Covid-19 in Abruzzo, che portano il totale da inizio emergenza a quota 79.785, poco meno di 80.000 casi. Nel totale è stato inserito anche un caso risalente le scorse settimane e non segnalato in precedenza. Il bilancio dei deceduti non registra fortunatamente nuovi casi e resta così fermo a 2.534. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75.061 dimessi guariti, più 98 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 2.190, in crescita di 26 unità. Nel totale sono compresi anche 422 casi che riguardano pazienti persi al follow-up da inizio emergenza, sui quali sono ancora in corso le verifiche. 80 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 6 numero stazionario in terapia intensiva, mentre altri 2.104 più 29 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti
eseguiti 2.795 tamponi molecolari e 3.552 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma fra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari all'1,93%. Adesso ci spostiamo a Teramo, dove in mattinata è stato presentato il progetto di collaborazione fra Zooprofilattico e Tunisia. L'accordo, che ha anche la benedizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevede lo studio e la scoperta di nuovi patogeni dannosi per l'uomo. L'IZS in particolare formerà ricercatori tunisini sul sequenziamento del coronavirus. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si concretizza una più stretta collaborazione scientifica tra l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e il Ministero della Salute della Tunisia. Un progetto di 4 anni che permetterà di studiare ed evidenziare nuovi patogeni e formare ricercatori tunisini al sequenziamento del SARS-CoV-2. L'IZS dell'Abruzzo e del Molise collabora con la Tunisia già da 15 anni nel campo della veterinaria e dell'agricoltura. Da oggi si farà ricerca anche a favore dell'uomo, nell'ottica del One Health, un'unica salute. Direttore, in che cosa consiste questo accordo con la Tunisia? Questo accordo è il frutto di un viaggio che abbiamo fatto con il direttore sanitario a Tunisi, dove abbiamo preso contatto grazie all'ambasciatore Fanar, l'ambasciatore italiano a Tunisi, con l'OMS, l'ospedale Charles Nicolle, l'Institut Pasteur di Tunisi. Praticamente è uno scambio di materiale biologico sul quale faremo diagnosi avanzata, la ricerca di nuovi patogeni emergenti, cosiddetti, scambio di informazioni tra noi e loro. Formerete anche dei loro ricercatori? Abbiamo già cominciato, continueremo con degli scambi intensi sia di tunisini che verranno a lavorare qui da noi e noi che andremo in Tunisia a fare le nostre attività. Questo passaggio che stiamo facendo in questi giorni è fondamentale perché per esempio in Tunisia da 15-20 anni lavoriamo stabilmente, ma abbiamo sempre lavorato con il Ministero dell'Agricoltura e con i servizi veterinari. Oggi passiamo al Ministero della Salute, agli ospedali e supporto agli ospedali come abbiamo fatto qua a Teramo e in Abruzzo, nell'ottica del One Health. Collaborazione, scambio di informazioni tra scienziati dell'IZS di Teramo e dell'Istituto Pasteur di Tunisi, ricerca e formazione. Saranno questi i pilastri dell'accordo che migliorerà sensibilmente la vita dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. C'est une importance stratégique, c'est un projet futuriste et c'est un projet questo è sicuramente un progetto innovativo che guarda al futuro ed è un progetto che ha diciamo, la bellezza di apportare dei vantaggi all'una e all'altra parte. È quello che viene detto appunto un progetto win-win, dove non è tra pari. Adesso l'avvertenza Brioni. Si è tenuta a Pescara la riunione alla presenza dell'assessore regionale quaresimale, dell'assessore comunale di Penne Gilberto Petrucci, della direzione aziendale di Brioni e delle organizzazioni sindacali. Come comunicato dagli stessi sindacati, l'azienda conferma che in considerazione della scarsa adesione al percorso di ammortizzatori sociali che prevede cassa integrazione fino ad ottobre 2022 e a seguire 24 mesi di NASPI accompagnati da un incentivo all'esodo dei lavoratori tutti di Roman Style ed in particolare dei reparti di maglieria e camiceria, ha sentito la necessità negli ultimi giorni di agosto di sollecitare i lavoratori dei suddetti reparti ad aderire al percorso di fuoriuscita dall'azienda. Inoltre è specificato che i reparti di camiceria avranno lavoro fino a dicembre, dichiarandone così la chiusura. Le organizzazioni sindacali dal canto loro chiedono di non chiudere i reparti di camiceria e di maglieria e dichiarano che non firmeranno mai una mobilità forzata, proponendo strumenti alternativi da utilizzare anche dopo l'ottobre del 2022, come il contratto di solidarietà
per evitare con i fatti l'impatto sociale sul territorio. Le parti al momento sono molto distanti e le organizzazioni sindacali non escludono ulteriori manifestazioni di protesta. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, dicono, continueremo a coinvolgere istituzioni e organizzazioni regionali e nazionali e metteremo all'attenzione dei media locali, regionali e nazionali l'avvertenza della Brioni. Adesso la politica che ci porta a Lanciano, entra nel vivo la campagna elettorale che porterà alle elezioni del 3 e 4 di ottobre. Nella città frentana il centrodestra punta su Filippo Paolini, già sindaco dal 2001 al 2011. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Una decisione, una scelta condivisa con un gruppo di amici che mi hanno spinto a voler ritentare questa avventura, tra virgolette. È entusiasmante poter partecipare alla vita della propria città, all'amministrazione della propria città, quando gli amici ti chiamano, quando non bisogna mai tirarsi indietro. Io ricordo sempre una bellissima canzone di Giorgio Gaber, Libertà e partecipazione, e ho sempre pensato che le polemiche sterili non servono, bisogna partecipare, e in questo caso gli amici hanno voluto tutti insieme che io fossi il candidato sindaco, e per questo li ringrazio. E oggi ci sono due liste importanti come Fratelli d'Italia e Lega. Ripeto, ricordo che anche all'interno del nostro schieramento hanno voluto condividere questa avventura anche Forza Italia, che è un partito a livello nazionale, l'UDC, hanno condiviso con il gruppo delle partite IVA. Sono due realtà, la regione è amministrata dal centrodestra e noi non abbiamo mai fatto trasformismi, siamo identificabili e identificati nel centrodestra e così andiamo avanti. Ci attende una grande sfida, le risorse oggi vengono solo dall'Europa. Non possono arrivare, lo dicono anche gli attuali amministratori, i trasferimenti dallo Stato sono stati ridotti, sappiamo quello che probabilmente possiamo trovare all'interno delle casse comunali, la capacità di indebitamento dei singoli comuni, è evidente che la sfida passa attraverso i fondi europei. Quando e quanta percentuale possibilità c'è di vincere al primo turno e di andare al ballottaggio? No, questa è una cosa sulla quale non mi pronuncio mai, non l'ho mai fatto prima, non lo faccio neanche adesso, e ho grande rispetto degli elettori, innanzitutto mi auguro che gli elettori siano tanti, quelli che vanno a votare, che non ci sia astensionismo, dobbiamo recuperare quella grossa fetta di astensionismo che purtroppo si sta registrando in tutta Italia, e dopo chiaramente quello che deciderà l'elettore a me va benissimo, credo molto nella concezione democratica del voto, per cui non faccio previsioni in questo momento. Ci auguriamo di vincere, è chiaro. Ci spostiamo nella Marsica. Il ministro per le pari opportunità Elena Bonetti ha inaugurato il nuovo plesso Fontamara in località Giardino a Cerchio. Vediamo il servizio. Ha tagliato il nastro del nuovo plesso scolastico, ovviamente nell'agenda politica, ai piani alti del governo c'è la ripartenza in estrema sicurezza tra i banchi di scuola, tra le classi di scuola. Qual è la traiettoria che sta prendendo il governo per quanto riguarda le scuole e quindi il prossimo anno scolastico? Investimento per la didattica, la possibilità di riaprire in presenza, l'introduzione del Green Pass, ma l'investimento anche in infrastrutture, in edilizia scolastica. Questo plesso, nuovo plesso lo certifica, l'investimento sui servizi dell'infanzia, nella regione Abruzzo arrivano circa 49 milioni di euro per questi servizi, investimento nelle aree interne per i servizi, le palestre, la scuola per il tempo pieno. Ecco, un paese che vuole ripartire investendo nel proprio futuro, il futuro di questo paese è l'educazione dei nostri figli. Ultima domanda, pari opportunità, lei ha parlato di nuovo protagonismo delle donne, o meglio di riaccendere il protagonismo delle donne. Durante la pandemia tante fessure sono venute a galla, non ancora chiuse, per quanto riguarda appunto l'uguaglianza tra sessi, da uomo e donna. Che cosa intende fare questo governo? Quali sono le prossime azioni?
La pandemia ha messo in evidenza, ha amplificato la disuguaglianza di genere, non l'ha creata, purtroppo è una piaga molto presente nel nostro paese, ma è venuto il momento di riconoscere che dalle energie femminili possiamo ripartire, in particolare dal lavoro femminile. Certamente servizi educativi, ma un grande investimento in azioni e in politiche attive nel mondo del lavoro, su questo anche l'onorevole D'Alessandro nella Commissione Lavoro è particolarmente impegnato, sulla legge per la trasparenza salariale, su tutte quelle indicazioni che possono aiutare le aziende, decontribuzione del lavoro femminile, defiscalizzazione, incentivi alle imprese per promuovere carriere e leadership femminile. È una straordinaria azione, del tutto inedita, sull'imprenditoria femminile, a partire anche dalle piccole e dalle medie imprese femminili. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, adesso una notizia di cronaca, un operatore della FIFA Security in servizio come verificatore sui bus della società di trasporti Start è stato aggredito a Martinsicuro in provincia di Teramo al capolinea della corsa extraurbana 1/6 che copre la tratta fra Martinsicuro e Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno. L'operatore, mentre procedeva al controllo di una donna sprovvista di biglietto e mascherina, è stato prima insultato, poi fotografato ed infine aggredito con un morso alla mano che gli ha provocato una vasta ferita. È stato poi, dopo l'intervento della municipale di Martinsicuro, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto per essere medicato, e la polizia municipale ha fermato la donna accompagnandola presso il proprio comando. Proseguiamo, torniamo a Pescara, dove sono stati presentati alla stampa dal questore Liguori due nuovi dirigenti della polizia di Frischia e Capasso, che andranno rispettivamente a capo della squadra mobile e dell'anticrimine. Vediamo il servizio. Due abruzzesi doc tornano a lavorare nella loro regione ai vertici della questura di Pescara. I primi dirigenti, Gennaro Capasso e Gianluca di Frischia, sono da poche ore al lavoro. Capasso conosce bene l'Abruzzo per aver diretto le squadre mobili di Teramo e L'Aquila e arriva da un'esperienza a Brescia. Di Frischia è al primo incarico nel capoluogo adriatico, ma è figlio d'arte, essendo stato suo padre negli anni 90, anche lui primo dirigente della squadra mobile. Capasso andrà a dirigere la divisione anticrimine, Di Frischia la squadra mobile, fino a ieri guidata da Dante Cosentino. Sì, come ha detto giustamente lei, per me è un ritorno, perché per moltissimi anni ho diretto la squadra mobile di Teramo e successivamente per un breve periodo la squadra mobile dell'Aquila. A seguito della promozione a dirigente poi sono andato a Brescia, dove ho diretto la divisione anticrimine. Tra l'altro Brescia per me è stato anche Brescia un ritorno, in quanto ho iniziato l'attività da giovane commissario proprio da quella questura. Torno a Pescara con grandissimo entusiasmo, sia perché è la città in cui sono nato, per cui, e poi perché è una bellissima città. Cercherò di fornire il mio contributo, porterò la mia esperienza, di tutto quello che è il mio bagaglio professionale, nella speranza di poter fornire un contributo alla questura. Pescara è una città che presenta delle criticità diverse, probabilmente anche da altri capoluoghi di provincia della regione. Sì, veda, ogni realtà ha le sue criticità, ogni realtà ha i suoi problemi. Sicuramente la realtà di Pescara la conosco indirettamente perché non ci ho lavorato, però la conosco perché è la mia città, per cui so bene quali possono essere i problemi da affrontare. Li affronteremo con grande serenità, nella speranza, ecco, di dare a questa città un qualcosa in più. Tenete conto che tanti anni trascorsi in Abruzzo mi hanno consentito anche di conoscere, di avere forse un quid in più rispetto a un dirigente che viene da fuori, che non conosce questa realtà. È chiaro che è un onore incredibile per me, sono felicissimo di essere tornato nella mia terra a fare il lavoro che amo e sono, appunto, è una responsabilità molto grande che non vedo l'ora di affrontare. Io è qualche anno che sono lontano da Pescara, ma non credo che sia cambiato molto negli ultimi 7 anni, diciamo. E la conosco, l'ho vissuta, ci sono cresciuto e quindi diciamo che ho già le idee abbastanza chiare, anche se non è il momento per sbilanciarsi, visto che questo è il mio primo giorno qui in questura, quindi avrò la possibilità di vederla da un punto di vista, tra virgolette, privilegiato per quanto riguarda sicuramente le fattispecie criminali.
Si sono svolti a Teramo questo pomeriggio all'interno della cattedrale i funerali di Nino Castelnuovo, l'attore scomparso a Roma all'età di 84 anni. Le esequie sono state celebrate nel capoluogo aprutino per volere della moglie Cristina Di Nicola, originaria di Teramo. Nato a Lecco, dopo il debutto al cinema alla fine degli anni 50, era diventato famoso per il ruolo di Renzo Tramaglino nello sceneggiato I Promessi Sposi di Sandro Bolchi, accanto a Paola Pitagora. Tra i suoi successi non c'è stata solo questa interpretazione, c'è stata anche una parte importante in Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti e poi come protagonista in Un maledetto imbroglio di Pietro Germi. Nino Castelnuovo però è noto ai più per aver interpretato uno spot che è rimasto nella memoria di tutti e che state vedendo, quello dell'olio cuore, nel quale saltava una staccionata. La salma del noto attore sarà tumulata nel cimitero di San Nicolò a Tordino. Adesso noi andiamo ad ascoltare il consigliere comunale di Teramo, che a lungo si è occupato di cultura, Paolo Di Sabatino. Ricordo di un grande attore, una bella persona, purtroppo il rammarico che non sia stato negli ultimi decenni considerato come meritava, e niente, ci lascia veramente un grande. Sono amico della moglie, lui veniva regolarmente a Teramo, ho avuto modo di conoscerlo, di parlarci, di ascoltare i suoi aneddoti, le sue amicizie, le sue collaborazioni meravigliose. Era sempre un incanto ascoltarlo. Raccontava della sua grande amicizia con Marcello Mastroianni, ha raccontato degli aneddoti anche personali. Era amico dei grandi, di De Sica, di Gassman, e quindi ogni suo racconto era veramente un arricchimento. Sport, partiamo dal calcio di Serie C. Dopo il successo di Carrara, oggi doppia seduta per il Pescara, che domenica pomeriggio affronterà la Vis Pesaro fra le mura amiche. Nei biancazzurri torna a disposizione il difensore Ilianes, mentre per Chiarella si valuta se procedere ad un intervento alla spalla. Stiramento invece per Bocic, entrato nella ripresa allo Stadio dei Marmi. L'esterno sarà fuori per 3 settimane e tornerà a disposizione del tecnico Auteri solo ad ottobre. Nella Vis, out Tonso per una frattura allo zigomo, mentre è in dubbio Coppola. Tornato a distanza di qualche anno in biancazzurro, il difensore Paolo Frascatore ha avuto già un buon impatto nello scacchiere di Gaetano Auteri. Sua la traversa da cui poi è scaturito il gol di De Marchi a Carrara, ma più in generale il Delfino ha ritrovato un giocatore decisamente più maturo e determinante. Lo stesso Frascatore, in diretta nella nostra trasmissione condotta da Enrico Rocchi, Replay, ha parlato di questa sua seconda esperienza a Pescara e lo ascoltiamo. Sono molto contento di essere tornato qui e mi auguro personalmente di avere un impatto sicuramente più positivo rispetto alla mia prima esperienza, dove ero molto più giovane, avevo meno esperienza e giocai poco. Quindi ecco, personalmente mi auguro questo. E, primi 180 minuti sono arrivati 6 punti comunque molto importanti, quindi fanno bene al morale e fanno bene anche alla classifica, e possiamo ancora migliorare tanto, e comunque penso che come partenza non è scontata, visto che siamo tutti ragazzi nuovi. Ci sono delle cose da migliorare, ma ci sono anche tante cose positive. Ci sono tanti ragazzi che sono arrivati alla fine, io compreso, quindi dobbiamo capire anche bene i meccanismi e tutto, però insomma l'impegno c'è stato, anche tante note positive a livello di gioco secondo me, e diciamo che è un punto di partenza importante. Da qui, ecco, se riusciamo a migliorare tutti quegli aspetti che finora non sono stati, o magari quelle fasi di gioco dove non siamo stati ottimi, diciamo, ecco, che sono abbastanza positivo sul proseguo. Beh, il gioco di Auteri è sicuramente più offensivo, nel senso che vuole comunque accetta spesso, anche dietro ci ritroviamo con l'uno contro uno e lo accettiamo tranquillamente, quindi quando accetti questo vuol dire che in avanti hai un pressing che parte molto forte,
ed è un pressing organizzato ovviamente che parte dal primo giocatore fino all'ultimo. Questo ti consente a volte di prendere la palla in una zona più avanzata e quando hai palla di attaccare con più giocatori. Ovviamente dopo 2 anni difficili è giusto che siamo noi a trascinarci un po' e spero che un po' col gioco, un po' con i risultati, pian piano riusciremo a tirarci dietro un po' tutta la città, perché io so, perché già ci sono stato, quello che può essere lo stadio pieno, quindi mi auguro che continuiamo a fare il risultato in modo da poter attirare più persone allo stadio. Per quanto riguarda l'anno scorso nella Ternana, è stato un mix di componenti forse irripetibili, visto quello che abbiamo fatto. Però sono sincero, quando sono convinto del fatto che l'abbiamo costruito allenamento dopo allenamento, si era creata una competizione sana, un gruppo forte che poteva contare su 2 o 3 giocatori per ruolo forti con esperienza. E è un gruppo simile a questo, non a livello tecnico, ma a livello di compattezza? Assolutamente sì, era un gruppo con un'ossatura che veniva che giocavano insieme da 2 o 3 anni, quindi ecco, anche quello aiuta. Noi forse qui siamo tutti un po' nuovi, però l'atmosfera positiva è alla base di tutto, quella si può anche creare in poco tempo e il gruppo qui già è molto unito e molto motivato, quindi il lavoro durante la settimana è un lavoro duro, ma lo facciamo tutti con grande predisposizione e quella è la base di tutto in questo campionato, più dei valori. Ora il Teramo è andato vicino al gol vittoria domenica pomeriggio contro il Siena, il giovane centrocampista Marco Fiorani, che ripercorre in conferenza stampa l'episodio del Bonolis e si dice fiducioso che con il lavoro il diavolo riuscirà a trovare con continuità la via della rete. Sentiamo. Secondo me serve continuare come stiamo lavorando adesso, perché abbiamo fatto 2 grandi prestazioni e poi ci manca sempre, diciamo, la ciliegina sulla torta, cioè il gol che ci permette di avere i 3 punti. Quindi dobbiamo continuare a lavorare in allenamento, perché lavoriamo tanto dal punto di vista offensivo e dobbiamo continuare. Se continuiamo a fare queste prestazioni, secondo me il gol arriverà. Io sicuramente non ho molta esperienza, soprattutto perché ho solo 1 anno per professionisti in questo campionato, però questo campionato, cioè da questo campionato qui, ho sempre capito che ogni partita è a sé, e l'ultimo può vincere con la prima, e quindi è normale che ci sia solo una squadra a punteggio pieno, perché le partite non c'è mai una favorita, cioè ci sono le favorite, ma non è mai ovvio che una squadra vince contro un'altra, soprattutto in questo campionato qua, e l'abbiamo dimostrato anche noi, che magari partivamo un po' sfavorite rispetto a Siena o a Entella, ma comunque ce la siamo giocati e fino all'ultimo, anzi col Siena potevamo vincere. E il fatto del Teramo, il primo obiettivo è quello di salvarci, poi dopo se giochiamo bene e ci meritiamo di più, ovviamente lo prendiamo, ecco. Se hai ripensato all'occasione avuta sul finire di gara che poteva dare la vittoria al Teramo? Ci ho pensato questi 2 giorni molto, infatti l'ho rivista anche tante volte, l'ho rivista per capire come potevo impattare meglio la palla, ma sono arrivato forte e non ho capito bene se andarci di testa oppure di piede, cioè la palla era proprio in mezzo e non sono riuscito a metterla dentro. È anche una mia caratteristica, comunque mi piace inserirmi in aria, però il mister in allenamento e durante le riunioni che facciamo di video prima degli allenamenti ci dice sempre che l'inserimento elementali è importantissimo, perché riempie l'aria e comunque sono inserimenti che arrivano da dietro e quindi hai più spinta e più corsa per arrivare, hai più spinta per impattare la palla e arrivi da lontano, quindi i difensori non ti stanno proprio marcando e quindi ti devono seguire i centrocampisti, e questo spesso non viene fatto dai centrocampisti avversari,
Quindi oltre ad essere nelle mie caratteristiche, comunque anche il mister, ci lavoriamo tanto col mister in allenamento. Ho sempre giocato, da quando gioco in settore giovanile ho iniziato da mediano, però gli ultimi 2 anni in settore giovanile ho sempre fatto mezz'ala, e anche l'anno scorso, che è stato il mio primo anno tra professionisti, sempre mezz'ala ho giocato. Cioè anche io mi trovo meglio da mezz'ala, ecco. Adesso il calcio a 5, nuovo ciclo e squadra decisamente più giovane per la Tombesi Ortona. Il presidente Alessio Tombesi analizza le ambizioni del rinnovato roster e conferma la delusione per la mancata vicinanza da parte delle istituzioni cittadine. Il servizio di Sergio Zappalorto. Presidente Alessio Tombesi, 10 anni di attività, dalla regione lassù in alto, Serie A2, sfiorata la Serie A1, insomma un percorso pazzesco. Ma sono, diciamo che 10 anni abbiamo fatto veramente dei grandi campionati, da considerare che su 10 anni di attività 6 ne sono del nazionale, quindi quest'anno svolgiamo il 6° campionato di nazionale, il 4° di A2. Tra mille difficoltà che comunque gli ultimi anni abbiamo avuto veramente tanti problemi a livello di gestione, anche per causa purtroppo di questo Covid. Però siamo riusciti a fare tanto, l'unico rammarico è che purtroppo non siamo stati bravi a trasmettere interesse e passione a questa città per questo sport. Qui abbiamo avuto qualche pecca, probabilmente, ripeto, sicuramente la colpa è anche nostra, però sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più, anzi molto di più da questa città, e purtroppo non l'abbiamo avuto, è inutile che ci nascondiamo, ne prendiamo atto, andiamo avanti con la nostra passione, con la nostra voglia e soprattutto con nessun interesse né economico e né di altre cose. Hai fatto bene a ricordare che la Tombesi ha portato il nome di Ortona, ma anche di una fetta abbondante d'Abruzzo in giro per l'Italia. Alessio, è chiaro che le ambizioni sono ridimensionate, ci sta anche per il periodo, però avete fatto, messo su una squadretta niente male di tante volontà giovanili, nel senso che ci sono tanti ragazzi a dare forza a questa nuova squadra, allenata, lo ricordiamo ancora una volta, da Daniele Di Vittorio. Sì, quest'anno diciamo che apriamo un nuovo ciclo, lo abbiamo fatto anche per ragioni economiche, non mi nascondo a dirlo, però purtroppo ci siamo voluti ridimensionali, apriamo un nuovo ciclo, contatti con una squadra molto molto giovane, con elementi che provengono dal nostro settore giovanile e soprattutto con ragazzi che si affacciano anche per la prima volta in Italia, provenienti dalla Spagna, anche per loro sicuramente sarà, il primo impatto sarà difficile, però io penso, sono molto fiducioso di aver costruito una squadra di ragazzi vogliosi di lottare. Sicuramente siamo capitati in un girone molto difficile dove ci sono tantissime squadre che lottano per vincere, però noi daremo filo da torcere a tutti quanti. Adesso il volley, la Moa Concept Ortona avrà un palleggiatore abruzzese. Si tratta di Lorenzo Piazza, che torna dopo 8 anni a giocare vicino casa. Vediamo. C'era Pedron l'anno scorso, c'è un giocatore che a noi fa molto piacere che possa essere il titolare, perché è abruzzese, Lorenzo Piazza, figlio d'arte, e che naturalmente ha un legame forte con la nostra regione. Sostituirlo non è facile, ma tu sei molto bravo, Lorenzo, devi credere soltanto nelle tue enormi potenzialità e immagino che tu sia molto felice di essere a casa. Certo, per me è un orgoglio in primis, poi sicuramente avrò una bella responsabilità perché, come hai detto tu, Pedro ha avuto la sua importanza qui a Ortona, quindi spero, anzi speriamo tutti insieme, insieme alla squadra, di fare bene, di aiutarci tutti insieme in modo da ottenere dei buoni risultati, che sono convinto che con il lavoro ci riusciremo. Lorenzo, quando ti è arrivata, diciamo così, una battuta che girava nell'aria, potresti andare a giocare con l'Impavida, che cosa hai pensato? Finalmente? Perché ci avrei pensato anche nel passato. Certo, sicuramente dopo tanti anni fuori, ben 8 prima di Ortona,
ho tirato un bel sospiro di sollievo, poi sicuramente tornare in A2, farlo a casa, ti ripeto, è un motivo non di orgoglio di più, giocare per la mia terra, quindi non potevo che dire di sì immediatamente. È vero che questa è una squadra ricostruita praticamente perché non ci sono più giocatori dell'anno scorso, quindi è molto difficile assemblarla per queste ragioni, però Ortona non soltanto la tradizione, ma quest'anno ha anche una gran bella squadra di qualità. Sicuramente, come hai detto tu, Ortona è una piazza che ormai da tanti anni fa la Serie A2, ha una grandissima tradizione, di base c'è tanta qualità, poi dovremmo essere noi gli artefici e metterla in campo nel migliore dei modi, quindi ci dovremmo dare da fare sotto questo profilo. Il TG6 termina qui, prossimo appuntamento alle 23, da parte mia l'augurio di una buona serata.